stabilimento, diciamo simbolo, che possiamo definire come simbolo dell'industria savonese, dell'industria savonese e come simbolo industriale della città di Savona, conosciuta come Tal Sidre Homsav, ha avuto origini antichissime nel lontano 1861. Da allora, la città, dal 1861 ad oggi, diciamo alla fine, possiamo dire che questa industria ha avuto un legame molto forte con la città, un legame sia dall'aspetto economico che sociale, tenuto conto che dalle origini, nel 1861, Savona non, come industria non esistevano. Tanto è vero che nel 1892, quando si arriva al fallimento a Tardi e Benek, un cronista dell'epoca, sperando nella salvezza dell'intermediazione da parte di politici locali o delle istituzioni anche locali, diceva: speriamo che Savona salvi Savona. Poi, dopo il 1992, superata la crisi bancaria economica che aveva comunque colpito tutta l'Italia e anche Savona, e quindi il crollo delle maestranze che allora erano della Tardi e Benek, sono scese dal 1800 e erano scese a poco più di 500. Piano piano, con la gestione Terni, salgono, tornano a quei numeri, a quelle unità operative che erano intorno al 1800, fino addirittura a superarle poi con la gestione siderurgica. E arrivare poi, durante gli anni della Grande Guerra, ad aumentare ancora il numero, e nello stesso tempo c'è da dire che chiaramente aumentando il numero aumentava anche la superficie dello stabilimento, che piano piano si ampliava, che raggiungerà il massimo nel periodo intorno al 1940, un po' prima, il massimo espansione di 170.000 metri quadrati, e riusciva a insediare fino a un massimo quasi di 5.000 dipendenti. Questo, l'aumento dei fino a 5.000, l'ultimo momento è avvenuto proprio durante la Seconda Guerra Mondiale, perché sono state assunte anche delle donne che servivano per lo stabilimento, soprattutto nel reparto latta. E successivamente, dopo la Seconda Guerra Mondiale, è avvenuta dopo il riavvio degli impianti, il piano Sinigaglia, che prevedeva una ristrutturazione di tutto l'impianto siderurgico nazionale, ha definito praticamente per Savona un ridimensionamento, in quanto gli impianti erano ormai obsoleti. E quindi l'eliminazione totale degli impianti, soprattutto siderurgici, prettamente siderurgici, quindi laminatoi e le acciaierie, con la sostituzione di reparti di carpenteria e di meccanica di precisione, lasciando solamente un reparto di fonderia. E da quel momento in poi i lavoratori lentamente, le maestranze occupate gradualmente scenderanno dopo il forte taglio del ridimensionamento avvenuto col piano Sinigaglia, scenderanno dai 2000, erano intorno da quel punto, dopo i famosi 5.000, ma dopo la guerra, tra i pensionamenti, sono stati un poco meno, scenderanno ad essere circa 2.500 dopo Italia. E da lì, gradualmente, piano piano, scenderanno ai 500 unità circa, quando è subentrata la gestione privata dell'OMSA, e fino a terminare con le 320 unità a regime dell'OMSA, e poi quando era chiusa erano poco meno di 300. C'è stato solamente un periodo tra il 68 e il 70-71, una controtendenza, in cui le maestranze sono leggermente aumentate. Questo perché? Perché nell'ambito del circondario savonese c'erano altre industrie che erano in crisi, che hanno chiuso, e il personale è stato riassorbito in parte dall'Ital Sidre. L'arrivo di Giuseppe Tardi e Stefano Benek a Savona possiamo definirlo non casuale, e in quanto Stefano Benek aveva già avviato una fonderia di ghisa nella città di Padova. E in questa società, un particolare curioso, uno dei soci era un certo Stefano Bucchia, che era il nipote di Pietro Paleocapa.
Noi sappiamo che Pietro Paleocapa si era attivato molto per la città di Savona, soprattutto per la progettazione della ferrovia Savona-Torino. Invece Giuseppe Tardi aveva già una fonderia nella città di Annecy, quando nel 1860 la Savoia e Nizza sono state cedute alla Francia. Giuseppe Tardi con la sua famiglia vendevano i loro prodotti nel mercato di Torino, quindi a quel punto si sono trovati in difficoltà per due motivi. Uno è che comunque dovevano pagare il dazio, perché non erano più in territorio nazionale, dovevano entrare in territorio del Regno di Sardegna, quindi mentre prima c'erano e quindi non pagavano nessun dazio. Secondo, si trovavano a combattere con la forte concorrenza delle industrie francesi. E la scelta su Savona probabilmente è scelta sul fatto che era la città che aveva, diciamo, sul porto una spianata, quindi un'area da utilizzare per costruire uno stabilimento e la via più veloce, e allora era il mare. Tenuto conto che a Savona non c'era solo questo. Savona in quel momento era in un periodo di crisi, di recessione economica, e probabilmente la manodopera sarà costata pochissimo, quindi i manovali, però gli esperti li avranno portati loro. Infatti all'inizio i lavoratori più esperti erano provenienti dal Savoiardi francesi, e quindi la scelta su Savona ha queste, un discorso sicuramente logistico, economico, e per chiaramente per quei motivi che dicevo prima, per quanto riguarda la famiglia Tardi. E quindi hanno unito l'imprenditorialità dei Tardi, quindi da un punto di vista economico, e la capacità professionale dei Benech. Nel 1860 si erano avviati i lavori, stavano per partire i lavori per la Genova Voltri, quindi ci sarebbe bisogno di rotaie, di tutti gli arnesi in ferro, e quindi c'è tutto un interesse in quella direzione. Da lì quindi poi la Tardi Bene si sviluppa e diventerà un centro, farà da catalizzatore, perché dietro a Tardi Bene che poi arriveranno altre industrie su Savona, e quindi proprio la città, come dicevo prima, si trasforma e c'è il suo primo sviluppo urbanistico, il piano regolatore del 1856, che viene attuato dopo il 1860, quindi con la costruzione della Savona 800 che oggi conosciamo. Diventa un punto importante proprio dal punto di vista economico della città, e tra l'altro nelle entrate del comune pesa parecchio, soprattutto verso la fine degli anni, quando della fine della gestione della Tardi e Benech 1890, in cui nel capitolo delle imposte pesava per un 13%, quindi già pesava un certo valore. In quel periodo chiaramente aumenta il personale, ma aumentano chiaramente anche i conflitti all'interno quindi conflitti a livello nel mondo del lavoro, quindi incominciano i lavoratori ad avere una loro maturazione. E comincia il primo grande sciopero di Savona del 1890, che viene fatto sulla collina dei Cappuccini. Però in quel periodo, in quella lotta lì, in quell'occasione, non riescono a ottenere molto, vengono, diciamo, sconfitti in termini sindacali. Qualche anno dopo fanno un altro sciopero, e questo è un po' singolare, simpatica la cosa, perché si radunano nella nuova piazza d'armi. Perché la nuova piazza d'armi, che si trova dove attualmente sorge l'Ipercop. La piazza d'armi allora di Savona era dove oggi sorge il Crescent. Quella era la vecchia piazza d'armi. Quando nel 1890 la Tardi e Bene acquista l'area per l'ampliamento dello stabilimento, il comune deve trovare una nuova area. Gli operai scendono in sciopero un anno dopo e si radunano nella piazza d'armi. La piazza d'armi, anche lì, per rivendicare nuove retribuzioni, per rivendicare che i lavori, determinati lavori non venissero dati e appaltati a delle imprese, quindi fatti all'interno, ma non venissero terziarizzati, e per l'assunzione di qualche lavoratore che era stato licenziato, non ricordo bene il motivo, ma in sostituzione di lavoratori tedeschi, perché in quel periodo era subentrata la Buchmer Verein, che era un'industria tedesca che era diventata proprietaria della Tardi Bank, ma il nome era sempre Tardi Bank, però erano gli azionisti principali. Sopraggiunge il reggimento di allora che doveva fare l'esercitazione,
e tranquillamente gli dice di allontanarsi. Piano piano i lavoratori, senza creare disordini, si spostano e fanno l'assemblea nel letto delle timbro. E dopodiché rilasciano. Il risultato finale di queste lotte, con la Brecche, riescono poi a ottenere quello che chiedono. Poi l'anno dopo avverrà poi il famoso fallimento del 92 dietro al crollo finanziario, che quindi coinvolgerà anche le... anche la Tardibene, coinvolgerà delle banche private di Savona, la banca Stengro, a Savona, coinvolta Tardibene, e la Tardibene che era al perno dell'economia, in quanto Savona è un'economia industriale, grazie a Tardibene che si sono sviluppati nuovi commerci, e tanto è vero che poi si era ampliato il porto, si è costruita la nuova Darsena, la Darsena Vittorio Emanuele, e aveva incrementato il numero dei traffici. Per questo poi nel 92 c'è questo crollo. Poi ci vorranno 2-3 anni prima che si rimette tutto in moto. Però, come tutte le crisi, come sempre, a pagarla piano piano sono i lavoratori. Quando allora il liquidatore Marina, mi sembra che si chiamava, aveva ceduto, era riuscito a vendere la Tardibene alla Terni, cosa succede? Che i lavoratori contenti degli ultimi 700 lavoratori che erano rimasti, con dei di riavviare che tornavano al lavoro, poi dopo non hanno trovato più la Tardibene che c'era prima, si sono trovati dimezzati gli stipendi, un ritmo di lavoro molto duro. Difatti cosa succede? Da lì cominciano tutta una serie di infortuni anche mortali che vengono fin tanto che si arriva fino al 1899, quando c'è un grosso incidente che forse a noi qui di questo, diciamo, in questo periodo ci ricorda il drammatico incidente della ThyssenKrupp di Torino, perché a Savona nel 1899 era esploso un forno che era l'acciaio liquido si era riversato sugli operai ed erano morti 4-5, due subito, poi gli altri nei giorni dopo. Succede che nei periodi, diciamo, dalla Terni alla Siderurgia succedono tutta una serie di incidenti mortali di ogni tipo, cadute dall'alto, c'era all'interno dello stabilimento anche una rete di rete ferroviaria, e quindi per caricare chiaramente i vagoni che portavano le merci, il carbone e tutto, e quindi c'erano gli addetti alla manovra, ci sono persone che muoiono schiacciate tra i respingenti. Se facciamo la media, sono in 133 anni sono circa due morti, sono un morto ogni 2 anni, quindi sono tanti e chissà quanti, non, soprattutto negli anni all'inizio, tenuto conto che però abbiamo un documento che ci dice, un giornale che cita che nella Tardibene, criticando la gestione Terni, nonostante i suoi anni di attività, i morti erano, mi sembra, nella contata della Tardibene, che adesso non ritengo, tipo 8. Soprattutto negli anni dal 1900, prima della guerra, all'inizio della guerra mondiale, ci sono delle lotte, chiaramente, operai di rivendicazione per un migliore, chiaramente, una migliore condizione di lavoro. Addirittura venivano questi lavoratori, lavoravano 10-12 ore e lavoravano di più anche perché le paghe erano basse per poter mantenere la famiglia. In uno scritto che ho trovato del giornale dell'epoca, mi sembra che citava che guadagnavano tipo 2 lire al giorno, e poi il pane mi sembra che costava tipo, ora non voglio, mi sembra sui 30 centesimi al chilo, quindi facciamo la giusta proporzione, quindi era, tenuto conto che con la Tardibene guadagnavano il doppio, e quindi si capisce la perdita del potere d'acquisto. Questo nei prima della fine del 1800. È stata sempre una lotta comunque continua e ha avuto la sua importanza, perché è stata poi la culla del movimento operaio savonese, e dietro, essendo chiaramente la fabbrica più importante, più numerosa e quindi più forte dal punto di vista, si è portata dietro, riusciva a trascinare anche gli altri, quindi quello che conquistava lei riusciva poi a conquistarlo anche per le altre fabbriche. Nel 20, anche quando c'è stata l'occupazione delle fabbriche, le bandiere rosse sventolavano sulle ciminiere, quindi poi c'è stato chiaramente l'avvento del fascismo, tutto quello che ne è conseguito,
e quindi sono spariti i sindacati, c'è stato il sindacato fascista lì poi che gestiva praticamente la fabbrica, e diciamo che le rivendicazioni a livello operaio sono, diciamo, fino a dopo la seconda guerra mondiale non ci sono praticamente più state.